Però, cavoli, ok, perfetto, perfetto. Salve a tutti amici appassionati di unboxing. Oggi abbiamo questa cosa da unboxare, il mazzo di Yugi. Riusciamo a metterlo bene? No. Vabbè, comunque si vede. Se lo apriamo e vediamo cosa ci troviamo dentro di forte, ma sicuramente è un bel mazzo. Ti ricordate che l'avevo promesso l'ultima volta e adesso eccolo qua. Allora, vediamo. Tanto magari se riusciamo a metterlo un po' più in alto. No, zero. Sotto zero. Ecco, dai, forse ora è meglio. Qui, tanto premetto che non so bene cosa c'è dentro, eh. Abbiamo la zona carta e terreno, c'è anche quello di Kaiba, esattamente, e il nostro tappetino. Apriamo il tappetino. Eccolo qui, molto standard, molto, molto carino, molto standard. Usciamo qui, non ha le zone pendulum, ma noi non li vogliamo. Ok, ora prendiamo il mazzo che è qua sotto. Sì, è uscito. Ok, eccolo qua, un bel mago nero subito. Vediamo dove si apre di qua, no? Non trovo la linguetta, vediamo, vediamo. Forse ce l'abbiamo fatta. Mago nero. Ah, due versioni. Elfo mistico. Soldato di pietra. Teschio vocato. Neuro spadaccino magico. Elfi gemelli.
Lama Oscura, un bellissimo curibo, combattente delle lame, coccinella del destino, ragazza maganera, abile mago bianco, 2, abile mago nero, immagino per 2, anziano mago vendicativo, un breaker, doppio costo. Spadaccino silente livello 3, spadaccino silente livello 3, un livello 5, congegno verde, wow, congegno rosso, congegno giallo, virus elettrico, valchiria del mago, l'ingannatore, buco nero bellissimo, spada liberatrice, pendente nero, tifone, potere del mago, libro della luna. 1000 coltelli, attacco del mago nero, dimensione magica, regole antiche fortissime, maghi riuniti, ruba anime, scheggia dell'avidità, buco trappola, Waboku, forza riflessa, cerchio incantatore, richiamo del posseduto, cilindro, ripristino miracoloso, assenza di gravità. Energia ascendente. Questo è un ammazzo, ragazzi. Ci rivediamo al prossimo video.